noi siamo veri figli di Dio perché dobbiamo intendere Dio come tutto il possibile nella sua esistenza. E già che noi esistiamo nel relativo, il nostro essere è relativo a tutto l'essere come una parte che è nel suo stesso genere e quindi appartiene come figlio ad un Dio Padre. Se noi non avessimo la natura di figlio, il nostro io sarebbe collocato al lato dell'essenza totale di Dio Padre e Dio Padre non sarebbe più il padre generale, totale, assoluto di ogni esistenza, se noi fossimo collocati oltre di lui. Dunque, possiamo essere nel suo essere solo come una parte che gode della sua relativa figliolanza.